Radio Gamma 5 presenta I fiumi di Jain, un programma di Paolo Russo. Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, 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 l'americano ti ha liberato e ha cacciato l'invasor. Passano gli anni e poi decenni, Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, 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 si parla ancora di quel ventennio e non ti accorgi del blackout e non lo vedi che l'invasore è ancora qui, ancora qui, ancora qui. Sostenuto da ogni governo che dice che non c'è più guerra da 70 anni, però c'è sempre povertà. Chiudono aziende, ci sono suicidi. Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, ciao, ciao. Disoccupati, sottopagati, costretti a dire sempre sì. Crollano i ponti e anche le strade. Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, ciao, ciao. E quei paesi terremotati sono sempre lì che aspettano. La sanità, l'infrastruttura. Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, ciao, ciao. Non si può fare, non si può dire, perché l'Europa dice nai. E si ha paura e non si investe nel made in. Conto. Oh Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, 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 che quel regime che tanto odi non è finito, è ancora qua. È nelle banche, è nelle tasse, nelle riforme, nei vincoli e bla bla bla. E piano 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 con il sorriso, 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 ti toglierà la libertà. Ricordo che quando da bambino mia madre mi accompagnava dal dottore, per me entrare in quella stanza era un po' come entrare in un luogo sacro. Certo, anche allora c'erano problemi e contraddizioni, ma la medicina era un'arte, dal sapore quasi magico al servizio dell'uomo. Oggi, che le leggi della finanza e del profitto hanno invaso ogni ambito dell'agire umano, anche la salute, bene primario per eccellenza, è divenuto luogo di grandi poteri ed enormi affari. Sì, il malato oggi non è più uomo, ma consumatore. È un grande business. E così le malattie, una volta tanto paventate, oggi addirittura si inventano. My name
Mi chiamo Peter Rost, sono un medico e ho lavorato per circa 20 anni nel settore farmaceutico. In ultimo alla Pfizer come vicepresidente del settore marketing. E dopo essermene andato dalla Pfizer per aver denunciato pubblicamente alcune pratiche illegali, ho lavorato come scrittore, giornalista e consulente negli Stati Uniti. Ho definito il settore farmaceutico una specie di mafia. Intendevo dire che, esattamente come il crimine organizzato, il settore farmaceutico è stato dichiarato colpevole di reati molto grossi e ha pagato multe di miliardi di dollari. È molto potente e se qualcuno prova a parlare apertamente di quello che succede in quel mondo, viene letteralmente mandato via a calci. E quindi il settore farmaceutico si comporta e ha un potere sulla politica molto simile alla mafia. Peter Rost è un insider, uno che per anni ha lavorato ai vertici di case farmaceutiche. È arrivato fino a ricoprire l'incarico di vice direttore marketing della Pfizer, fino al giorno in cui ha deciso di parlare. Ho deciso di parlare quando ho scoperto cosa stava succedendo alla farmacia e alla Pfizer, che l'aveva da poco acquistata. Stiamo parlando di reati per 10 anni di prigione e io non volevo essere coinvolto in pratiche illegali. Le pratiche illegali di cui parlo riguardavano il Genotropin, un ormone della crescita ricombinante su cui stavo lavorando. Ho scoperto che l'azienda stava promuovendo il farmaco in modo illegale. E negli Stati Uniti ciò è considerato un reato punibile con fino a 10 anni di prigione. Non una cosa da poco. E quindi il mio ruolo è stato quello di allertare il management e di cambiare alcune di queste pratiche illegali. A quel punto sono sorte le difficoltà, perché si sono presentati gli avvocati dell'azienda e mi hanno detto che tutto andava bene, di non preoccuparmi, ma io continuavo ad avere delle preoccupazioni e le evidenziavo puntualmente. Alla fine la Pfizer, che nel frattempo aveva acquistato la farmacia, ha deciso di modificare formalmente tutto quello che io avevo evidenziato in quanto illegale e di comune accordo con gli avvocati ha stabilito che era tutto assolutamente legale, ma non lo era affatto. A Wall Street non importa quanti soldi fai o quali sono gli utili che riesci a ottenere. L'unica cosa che interessa a Wall Street è quanti utili in più farai l'anno successivo. Perciò si instaura una specie di circolo vizioso, per cui i tuoi successi passati, l'enorme successo ottenuto con un farmaco importante, significano che devi fare ancora meglio con i nuovi farmaci, anche se non hai niente in cantiere. E ciò spinge le aziende a fare cose illegali. Cose che non dovrebbero fare. Un malanno. Vecchio luogo comune ormai debellato dalla scienza moderna. La salute non è che una parola che dovremmo per sempre cancellare dal nostro vocabolario. Per conto mio non conosco che gente più o meno insidiata da malattie più o meno gravi, da malattie più o meno violenti. Teoria molto interessante la vostra, dottore. Teoria molto moderna, mio caro Musquet. Questo signore è il protagonista di una commedia francese degli anni 20 dal titolo Il dottor Nock e il trionfo della medicina. Provate a chiedere al dottor Nock cosa pensa delle persone sane. Le persone sane sono malati senza saperlo. Il geniale dottore manipolerà l'intera comunità con l'obiettivo di far credere malato chiunque si trovi in buona salute. Come ha fatto il dottor Nock a convincere tutti? Una buona strategia di comunicazione, malattie poco classificabili e dai sintomi ambigui, alcuni complici e la coscienza molto, molto sporca. Cinquant'anni dopo la prima messa in scena di quella commedia, verso la fine degli anni 70, il dottor Nock ebbe il suo primo discepolo. Si trattava del presidente della Merck, una delle più importanti case farmaceutiche del mondo. Come il dottor Nock, anche lui non ebbe peli sulla lingua e dichiarò senza mezzi termini che il suo sogno era quello di produrre farmaci per gente sana. Vendono paura, paura di invecchiare e paura della morte. È difficile che sbagli se vendi queste due cose agli americani.
Quelle che prima erano emozioni accettate e sentimenti normali sono diventati qualcosa da curare con le pillole. Sappiamo che a Columbine, in Colorado, entrambi i ragazzi assumevano antidepressivi quando hanno compiuto la strage uccidendo i compagni e gli insegnanti. Le aziende farmaceutiche, insieme all'industria petrolifera, sono i settori che hanno maggiore potere su Washington, sulla Casa Bianca. Noi tendiamo a dimenticare che le aziende farmaceutiche investono in business. La loro responsabilità è nei confronti dei loro azionisti. E qual è il loro obiettivo? Il loro obiettivo è fare profitti. E questo è esattamente ciò che fanno. Questa è la loro priorità. Vendere pillole, venderle a tutti. Questo è il più grande affare degli ultimi 30 anni. Dall'Europa al Giappone, dal Sud America fino agli Stati Uniti, il paese in cui la spesa per i farmaci è aumentata dal 1980 al 2003 di ben 17 volte. Accompagnati dal progetto visionario del dottor Nock, scopriremo come si costruisce una malattia, si crea un mercato e si vendono farmaci, per lo più inutili se non dannosi, a milioni di persone. Orbene, l'era della medicina può cominciare. È il 1980 e il governo americano approva la legge chiamata Bayh-Dole Act. Questa legge permette alle università di brevettare i risultati della propria ricerca scientifica, finanziata col denaro pubblico, e poi cedere il brevetto alle case farmaceutiche in cambio di royalties. Con questa legge, le case farmaceutiche di tutto il mondo non devono più investire sulla ricerca per mettere a punto nuovi farmaci e si possono occupare solo della parte tecnica, ovvero la produzione del farmaco. È stato proprio grazie a questa legge che le case farmaceutiche hanno potuto spostare agilmente il loro investimento dalla ricerca al marketing. I dati pubblicati da Fortune 500 del 2003 parlano chiaro. 31 miliardi di dollari per la ricerca e 67 miliardi di dollari per marketing e amministrazione. Marcia Angel, da anni, è una delle principali voci critiche, una vera spina nel fianco per le aziende farmaceutiche. Dalla mia analisi ho scoperto che quasi il 75% dei nuovi farmaci non era affatto nuovo. Erano farmaci vecchi, in nuove formulazioni o combinazioni. Ciò dimostra quanto sia limitata l'innovazione in questo settore. Tutto questo per dire che è molto importante rendersi conto che oggi gran parte dei farmaci in cima alle vendite non sono nuovi. Sono vecchi. I loro progenitori risalgono al 1980 o anche prima. In questa industria c'è ben poco di nuovo sotto il sole. Ma se si fa poca ricerca e ci sono pochi farmaci innovativi, da dove nasce questo boom di vendite vertiginoso? Cosa si vende? Il mercato più grande per i farmaci è la gente sana. E l'obiettivo delle aziende è vendere il maggior numero possibile di farmaci a gente sana, o magari con piccolissimi e insignificanti disturbi. Per fare questo, le aziende vendono più la malattia che il farmaco. Se riescono a convincere le persone sane, che costituiscono un enorme mercato, che queste hanno una malattia che va curata, allora riescono veramente a creare un blockbuster, cioè un farmaco che vale un miliardo di dollari di prescrizioni. La cosa più innovativa nell'industria farmaceutica, non c'è dubbio, è il marketing. D'altronde la gente sì e no viene per una sola visita. Eh? Eh sì. Allora dico, e clienti abituali? Quali clienti abituali? Quelli che si visitano più volte alla settimana o magari nel mese. Senti quello che dice il dottore, clienti fissi come quelli che ha il fornaio. È un fenomeno che ormai ha un nome preciso, disease mongering, ovvero la commercializzazione delle malattie. Steve Woloshin e sua moglie Lisa Schwartz sono due medici che da anni organizzano convegni per fare controinformazione. Il disease mongering riguarda la definizione di malattia e, portato agli estremi, si traduce in creazione di nuove malattie e consiste nel prendere normali sensazioni ed esperienze delle persone e definirle malattie, dando così per scontato che queste malattie necessitano di cure farmacologiche. Mi chiamo Lisa Cosgrove, ho un PhD in psicologia clinica e sono professore associato alla University of Massachusetts di Boston. Lisa Cosgrove ha fatto un'indagine sui rapporti finanziari tra l'industria farmaceutica e gli autori del DSM, il manuale diagnostico statistico delle malattie mentali,
ovvero il manuale Bibbia della psichiatria, che classifica e rende ufficiali le nuove malattie mentali che vengono studiate. Nel corso di questa indagine ha scoperto una serie di cose. Innanzitutto ho notato che il brevetto del Prozac, il vendutissimo antidepressivo, stava per scadere e di conseguenza la casa farmaceutica che lo produceva, la Eli Lilly, avrebbe perso enormi profitti a causa della comparsa sul mercato di farmaci generici rivali meno costosi. Era chiaro che la Eli Lilly aveva un forte interesse a trovare un nuovo disturbo per il quale prescrivere il Prozac. Dopo del tempo, ho poi notato che veniva massicciamente pubblicizzato un nuovo farmaco, il Sarafem, per curare una nuova malattia, il disturbo disforico premestruale. Questo disturbo non è altro che quella tensione e nervosismo che alcune donne provano nei giorni precedenti l'arrivo delle mestruazioni. Secondo alcuni, è una malattia molto invalidante, che andrebbe curata con i farmaci. E così è stato. Una commissione di esperti stabilì che il disturbo disforico premestruale era un genuino disturbo mentale e lo inserì nel corpo principale del manuale diagnostico statistico delle malattie mentali, aprendogli la strada verso il mercato. Nella mia indagine ho scoperto che la maggioranza dei membri della commissione riunitasi per decidere se il disturbo disforico premestruale fosse un reale disturbo depressivo aveva rapporti finanziari con la Eli Lilly, la casa farmaceutica produttrice del Sarafem. Ma che tipo di farmaco è il Sarafem? Il Sarafem, che è fluoxetina cloridrato, è la stessa identica cosa del Prozac. Si tratta dello stesso farmaco, a cui hanno semplicemente cambiato colore, tingendogli la capsula di viola. Da quanto ci dice Lisa Cosgrove, la Eli Lilly avrebbe preso il Prozac, il cui brevetto stava per scadere, lo avrebbe tinto di viola, cambiandogli anche il nome, avrebbe creato un nuovo disturbo da fargli curare e avrebbe poi fatto in modo che questa nuova malattia venisse approvata dagli organi preposti per rendere tutto corretto e ufficiale. Chi insegnerà a tutta questa povera gente i mille pericoli incombenti che insidiano i loro organismi? E chi persuaderà questa gente che è preferibile non attendere la morte per chiamare il dottore? A persuadere la gente ci pensa di solito un'imponente campagna pubblicitaria. L'industria farmaceutica americana è però riuscita a rendere quest'arma ancora più vincente. Dal 1997, infatti, una legge del Congresso ha reso legale negli Stati Uniti la pubblicità diretta al consumatore per i farmaci con prescrizione di ricetta medica, una cosa che non è permessa in quasi nessun altro paese del mondo. Solo negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, se si accende la televisione la sera, ci si trova di fronte a una serie di pubblicità delle aziende farmaceutiche dirette al consumatore che dicono: hai questa malattia o pensi di avere questa malattia? Chiedi al tuo medico. E poi, dopo aver mostrato il logo del farmaco che viene associato alla malattia, arriva il messaggio implicito di chiedere al medico di prescrivere quel determinato farmaco. Questo influisce sulla pratica medica, perché oggi i pazienti vanno dal medico e dicono: ho sentito parlare di questo farmaco, pensa che potrebbe andare bene per me? C'è una seconda strategia che anche quella mira ad aumentare i consumi ed è quella di giocare su quelli che si considerano i livelli di normalità. Il problema riguarda il colesterolo. Una volta la colesterolemia normale era considerata 240, poi è diventata 220, poi è diventata 200 e adesso si dice bisogna avere il colesterolo più basso possibile. Come dice Silvio Grattini, fondatore dell'Istituto di Ricerca Mario Negri, l'ipercolesterolemia è diventata una delle principali paure per la salute di milioni di persone, le quali, spaventate dal rischio di infarto, si sono riversate in farmacia facendo diventare il Lipitor, con vendite per 10 miliardi di dollari l'anno, il farmaco con obbligo di ricetta medica più venduto di tutti i tempi. Peccato che il colesterolo alto c'entri pochissimo con il rischio di infarto che tutti temono. Recentemente sono stati pubblicati due studi che indicano che questi farmaci possono abbassare il livello di colesterolo, ma non riducono il rischio di problemi cardiaci. E questo è incredibile se pensiamo che sono stati spesi centinaia di milioni di dollari in pubblicità per indurre la gente a pensare che questo era il farmaco giusto per chi era più a rischio di infarto.
Se ti sta a cuore il tuo cuore, fallo proteggere dal tuo medico. Contro i rischi di infarto, chiedigli il Lipitor. La strategia per allargare il mercato dei farmaci non è quella di rivolgersi solo alle persone con rischi cardiaci, ma anche di considerare a rischio le persone semplicemente con colesterolo alto. Secondo le direttive degli Istituti Nazionali per la Salute, negli anni 90 13 milioni di americani avrebbero avuto bisogno di curarsi con le statine per abbassare il colesterolo. Nel 2001 una commissione di esperti ha riformulato queste direttive facendo salire il numero a 36 milioni. Nel 2004 un altro comitato di esperti ha aggiornato ancora le direttive. Oggi risultano 40 i milioni di americani che avrebbero bisogno di curarsi per abbassare il colesterolo. Ci sono disturbi che vengono veramente commercializzati, dei quali fino a poco tempo fa nessuno aveva mai sentito parlare. Per esempio il disturbo d'ansia sociale. Prima avrebbe potuto essere definito timidezza, mentre oggi viene diagnosticato e ci sono farmaci specifici per combatterlo. Si tratta di un disturbo in cui la gente si sente spesso ansiosa riguardo al futuro, riguardo alle proprie prestazioni, praticamente riguardo a qualsiasi cosa poco chiara ci si trovi ad affrontare nella vita. Che ti succede? Noi sappiamo come ti fa sentire il disturbo d'ansia sociale, ma il Paxil ti può aiutare. La dottoressa Rapoport è uno dei tanti medici che propone la soluzione più diretta, la pillola antidepressiva. I farmaci funzionano se sei depresso. Non ha importanza se hai la schizofrenia o problemi di ansia o solo la depressione. I farmaci sono comunque utili. I farmaci sono comunque utili, dice la dottoressa Rapoport, ma se prendete il prontuario internazionale delle malattie mentali o i testi di psichiatria moderni, scoprirete che non esiste una malattia chiamata disturbo d'ansia sociale. Al limite troverete un raro disturbo chiamato fobia sociale. Quello che è successo è che la GSK, produttrice del Paxil, nel giro di 18 mesi, grazie ad una formidabile campagna di comunicazione, ha preso questo raro caso chiamato fobia sociale, lo ha rinominato, definendolo più genericamente disturbo, ci ha aggiunto una parola oggi molto di moda, cioè ansia, e lo ha trasformato in un'epidemia che affligge un americano su 8. Il risultato è stato che il Paxil, con 3 miliardi di dollari l'anno, in poco tempo, è diventato l'antidepressivo più venduto al mondo. Più di 10 milioni di persone soffrono di disturbo d'ansia sociale. Il Paxil ti può aiutare. Paxil, la tua vita ti sta aspettando. Alison Bass, pubblicando il libro bomba Side Effects, ha portato alla luce gli effetti collaterali di molti farmaci e ha svelato gli innumerevoli conflitti di interesse in campo medico. Voglio raccontarvi la storia di una ragazza di 15 anni del Texas, Tania Brooks. Era timida e si sentiva a disagio con i ragazzi della sua età. Lei vide in TV una pubblicità del Paxil in cui c'era un ragazzo della sua età che prendeva questo farmaco. Improvvisamente diventava molto amato dai suoi coetanei e non aveva più problemi a relazionarsi. Allora lo ha detto a sua madre, che l'ha portata dal medico di famiglia e gli ha chiesto del Paxil. E questo medico non sapeva niente degli effetti collaterali e così le ha prescritto il farmaco e la ragazza ha sviluppato tendenze suicide e ha tentato di suicidarsi molte volte. Fortunatamente l'hanno presa in tempo. Si è provocata un'enorme ferita sulla gamba, ma l'hanno portata in ospedale e non è morta dissanguata. Ed è stata fortunata perché non è riuscita a suicidarsi mentre assumeva il Paxil. Ora sta bene, ha 20 anni e non prende più farmaci. Il suo è un caso fortunato, ma purtroppo non è sempre così. Quello che è successo per il Paxil è un esempio di quell'oscuro capitolo che riguarda gli effetti collaterali di questi farmaci per disturbi mentali, che si sono diffusi così in fretta ovunque e per milioni e milioni di persone. Da 15 anni è in corso una causa tra alcuni pazienti e la casa farmaceutica produttrice del Paxil, la GlaxoSmithKline. Ad avviare questa causa è stato un avvocato di Los Angeles, che ha deciso di sfidare le sette sorelle di Big Pharma. Grazie a lei sono stati portati alla luce e resi ufficiali tantissimi dei conflitti di interesse che abbiamo visto fino ad ora.
Chi pagherà per i danni, però, ancora non si sa. Mi chiamo Karen Bart Menzies e faccio l'avvocato a Los Angeles, dove seguo molte cause legali contro le aziende farmaceutiche. Ho iniziato con la causa contro la GlaxoSmithKline per il Paxil, dai primi anni 90. Il Paxil è stato lanciato sul mercato alla fine del 1992 e dopo pochi anni sono iniziate le cause che riguardavano i potenziali effetti collaterali come il suicidio. Solo in un secondo momento sono emerse le gravi conseguenze che hanno colpito un consistente numero di persone. La GlaxoSmithKline era a conoscenza dei gravi effetti collaterali quali suicidio, dipendenza, malformazioni neonatali, già prima che il farmaco venisse lanciato sul mercato. Quindi quello che abbiamo scoperto nel corso della causa è ciò che l'azienda già sapeva, e le cause legali sono state l'unico modo per andare a verificare all'interno dell'azienda ciò che la Glaxo già sapeva. Abbiamo scoperto due cose molto importanti. La prima è che attraverso gli studi non riuscivano a dimostrare l'efficacia del Paxil rispetto a un placebo. Il secondo punto che abbiamo scoperto vedendo il trial clinici è che gli studi indicavano che i bambini che assumevano il Paxil sviluppavano tendenze suicide e omicide. E anziché comunicare questi effetti collaterali agli organi di controllo, alla classe medica e ai genitori, la GlaxoSmithKline ha pubblicato gli studi in modo fraudolento, come se il Paxil fosse sicuro ed efficace per i bambini. Viene da chiedersi cosa succede una volta che una casa farmaceutica ha perso una causa. Quanto dovrà pagare? Quanto ha guadagnato nel frattempo in tanti anni di vendite? Le aziende in questo lasso di tempo guadagnano miliardi di dollari. Per cui vale la pena di nascondere questi rischi il più a lungo possibile in modo da fare più soldi possibili, acquisire quote di mercato e fare profitti anche se con le cause legali magari un giorno dovranno pagare forti somme di denaro. In ogni caso andranno a liquidare la controversia e pagheranno una multa con un importo che è solo una frazione minima rispetto ai soldi che hanno guadagnato prima del termine delle cause legali. È veramente possibile che, anche nell'ambito delicato della salute, se c'è un prodotto conveniente da vendere e un mercato vastissimo, come quello della gente sana, sia sufficiente inventare un bisogno, cioè creare una domanda? Lo abbiamo chiesto ad un premio Nobel per l'economia, Joseph Stiglitz. Fondamentalmente, le aziende farmaceutiche sono nel business per fare utili. Sanno che c'è un modello di business e focalizzano la loro attenzione sullo sviluppo di farmaci affinché vengano acquistati. Cercano dunque di creare una domanda attraverso la creazione di disturbi d'ansia di vario tipo, che siano malattie reali o immaginarie. La gente da sempre immagina tutta una serie di malesseri, alcuni reali, altri no, ma comunque la gente crea effettivamente una domanda. È evidente dunque che la creazione di malattie da parte delle case farmaceutiche avviene perché loro vogliono, come tutte le aziende, sviluppare prodotti per i quali esiste una domanda, e allora faranno di tutto per creare una domanda, come quella di curare malattie inesistenti, per vendere prodotti che a loro conviene sviluppare grazie alla loro posizione di monopolio. Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, detto anche ADHD, è un disturbo che rende il bambino più iperattivo e distratto dei suoi coetanei. Questo disturbo colpisce dal 3 al 5% dei bambini europei e direi la stessa percentuale negli Stati Uniti. Il disturbo da deficit attentivo e iperattività è un fenomeno che si è diffuso in tutto il mondo negli ultimi anni. Ci sono molti casi, anche gravi, che sono stati curati farmacologicamente aiutando i bambini e le loro famiglie. Si tratta di bambini iperattivi, spesso geniali, ma di difficile gestione per la famiglia o la scuola. Quello che poi è successo è che le case farmaceutiche ad un tratto hanno deciso di spingere molto sulla commercializzazione di questo disturbo, facilmente equivocabile con la vivacità dell'infanzia e preadolescenza. Il risultato è stato un moltiplicarsi vertiginoso di casi in tutto il mondo. In un libro chiamato Our Daily Med, ovvero La nostra medicina quotidiana,
L'autrice Melody Peterson spiega con esempi e casi specifici come il marketing del farmaco ha creato milioni di pazienti in pochi anni. Gli psicologi che ho incontrato nella mia ricerca mi hanno detto che sono pochissimi i bambini con problemi reali e in questi casi i farmaci possono essere di aiuto, ma il marketing va ben oltre. Il tentativo costante da parte delle aziende di allargare il mercato fa sì che ai genitori venga detto che un bambino agitato, che non riesce a stare fermo in classe, potrebbe avere la ADHD. E agli insegnanti viene detta la stessa cosa. Quindi genitori e insegnanti sono sempre allerta per individuare i bambini che non stanno fermi, che non riescono a studiare, e si discute sul fatto che questi bambini possono avere la ADHD. Perciò il problema non è che questi farmaci non aiutano la minoranza di bambini con problemi, ma che il marketing va troppo oltre. In alcune scuole i ricercatori hanno scoperto che il 25% dei bambini prende i farmaci per la ADHD. E questo ti fa veramente pensare con preoccupazione a che cosa succede in queste scuole, visto che gli studi indicano che solo il 5% dei bambini americani è affetto da ADHD. Il Ritalin, il farmaco blockbuster, il più noto tra i tanti che curano la ADHD, ha aumentato le sue vendite dell'800% negli ultimi 15 anni, curando anche chi non ne aveva bisogno. Altri farmaci simili lo hanno seguito. La strategia per allargare il loro mercato è stata quella tipica. Innanzitutto pubblicità diretta al consumatore per vendere la malattia. Questo annuncio indica una serie di cose che qualsiasi genitore vorrebbe. Un compito in classe all'altezza della sua intelligenza, amici che lo vogliono nel gruppo, momenti in famiglia che durano per ore. Una vera soluzione alla ADHD. Questo annuncio parla dei normali risultati che qualsiasi genitore si augura per il proprio figlio. Per cui, se ci tieni a tuo figlio e vuoi ottenere questi risultati, devi prendere questo farmaco. La sindrome di deficienza di attenzione e di iperattività dei bambini, che può avere dei casi estremi in cui è difficile controllare un bambino, però non può essere poi attuata a livello di milioni di bambini come sta succedendo negli Stati Uniti. L'anomalia è questa, cioè è quella di estendere eccessivamente il campo di intervento rispetto a quelli che sono invece i pochi casi in cui forse ci sarebbe bisogno di fare qualcosa. Le case farmaceutiche, se vogliono che una malattia si allarghi a macchia d'olio, hanno anche bisogno della complicità dei pazienti stessi. Fioriscono così un po' ovunque le cosiddette associazioni di pazienti. La CHAD è l'associazione più importante che rappresenta le persone affette da deficit attentivo e iperattività. La dottoressa Casey è convinta della sua utilità. Un esempio di organizzazione è il CHAD. Questa associazione di pazienti è stata molto efficace nel portare a conoscenza delle famiglie con bambini con ADHD le più recenti evidenze scientifiche, i protocolli più aggiornati. Ma dietro alla CHAD non ci sono solo le famiglie e i pazienti. Il CHAD, che è un gruppo di aiuto per l'ADHD, è totalmente finanziato dalla casa farmaceutica Novartis, produttrice del Ritalin. La CHAD alla fine ha ammesso di ricevere circa $700,000 l'anno dalle case farmaceutiche e in pochi si sono scandalizzati. Il programma di allargamento del disturbo da deficit attentivo a milioni di bambini è riuscito, con il risultato che milioni di famiglie in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, hanno per anni somministrato ai loro bambini quantità industriali di droghe stimolanti, spesso per farli andare meglio a scuola. Ma non deve essere bastato. Infatti ad una certa età i bambini in cura diventavano adulti e la cura finiva. E così la Shire, un'altra casa farmaceutica, in un convegno di banche d'affari a New York, ha annunciato con orgoglio ai suoi investitori la nascita di un nuovo mercato che avrebbe garantito vendite di farmaci per molti anni a venire. Si trattava del DDAI, ovvero il deficit da attenzione degli adulti. Così, dall'oggi al domani, un nuovo potenziale di 8 milioni di nuovi malati affetti da difficoltà nel concentrarsi appariva sul mercato. Il farmaco era già pronto.
Questo annuncio dice che avere problemi di concentrazione sul lavoro è un problema medico, che necessita di una soluzione farmacologica e implica che Vyvanse può guarire questo problema. Anche questo annuncio è un esempio di come si possano ampliare i confini della malattia ed esagerare i benefici del farmaco. Finora abbiamo visto malattie i cui parametri o definizioni sono state ampliate per massimizzare il mercato e vendere, nel migliore dei casi, fiumi di farmaci spesso inutili. Ci sono però malattie che non esistono e non sono mai esistite, per le quali milioni di persone oggi si curano, ovviamente con farmaci. A questo punto ogni casa farmaceutica può lanciare sul mercato la propria malattia e commercializzare il relativo farmaco. Le altre case farmaceutiche però possono immediatamente produrre e mettere sul mercato farmaci concorrenti simili per convincere i pazienti che il loro è migliore. Questi farmaci sono il più grande affare che l'industria farmaceutica abbia mai fatto. Si chiamano farmaci Me Too o farmaci fotocopia. Anziché cercare di produrre farmaci innovativi, l'industria farmaceutica ha iniziato a produrre farmaci che erano varianti poco significative dei farmaci più venduti e già presenti sul mercato. Negli Stati Uniti li chiamiamo Me Too Drugs. I farmaci Me Too si sono riversati sul mercato in gran quantità. Teoricamente un farmaco ha l'approvazione solo se è migliore di uno già esistente. Ma una piccola legge ha cambiato le cose. L'azienda farmaceutica, in base alle direttive attuali, deve dimostrare alla FDA che quel farmaco è ragionevolmente sicuro ed efficace, ma non deve dimostrare che è migliore di un farmaco già esistente. Deve solo dimostrare che è più sicuro e più efficace di niente. Le aziende farmaceutiche fanno un sacco di lavoro prima dell'approvazione del farmaco e lo fanno perché gli analisti di Wall Street le controllano. E appena il farmaco viene approvato, Wall Street si aspetta che le prescrizioni vadano alle stelle. E se migliaia di americani non cominciano subito a prendere il nuovo farmaco, Wall Street è insoddisfatta. Gli analisti cominciano a scrivere rapporti che dicono che il farmaco non è quel blockbuster che l'azienda aveva preannunciato. E le stock option precipitano. È per questa ragione che il marketing inizia addirittura anni prima che il farmaco arrivi sul mercato. Loro non possono rischiare. Se il marketing è il motore, la sua prima tappa consiste nel far uscire articoli sui giornali e coinvolgere i media. Il loro compito è quello di iniziare a far girare il nome della nuova malattia, renderla nota, preparare cioè il mercato. Poi, subito dopo, scendono in campo le agenzie di pubblicità, organizzatissime macchine mediatiche specializzate nell'ideare campagne di lancio di nuove malattie e relativi farmaci. Sono campagne da milioni di dollari. La principale strategia di vendita di questi guru della comunicazione è quella di cambiare la percezione dei nostri disagi quotidiani, trasformandola in patologie mediche. Convincerci, cioè, che una fase problematica della nostra vita, che avevamo sempre considerato un normale passaggio biologico, psicologico, come la timidezza, la paura, l'adolescenza, la menopausa, l'invecchiamento, siano da prendere seriamente in considerazione a livello medico. Vedete, dottore, sono molto impressionabile. E se vedo quella roba, non ci dormo la notte. Ed è questo che ci vuole. Intendo dire, sono quelle le impressioni che dobbiamo suscitare fin nelle viscere dell'uditorio. Le campagne pubblicitarie sono maestre nel promuovere ansia e paura. La paura di confrontarsi con la società è stata usata per vendere antidepressivi come il Prozac, il Paxil o lo Zoloft, che hanno triplicato le vendite in 10 anni, assicurando ai loro produttori introiti per oltre 20 miliardi di dollari. Il Paxil ti può aiutare. La paura di invecchiare è stata utilizzata invece per convincere che semplici dimenticanze possano essere una forma prematura di Alzheimer e ha invitato chiunque, anche gente di 50 o 60 anni, a prendere l'Aricept, un farmaco su cui sono stati investiti in pubblicità nel 2008 ben 2 milioni e mezzo di dollari. Chiedi al tuo medico come trattare l'Alzheimer. Chiedigli l'Aricept.
Oppure la paura del cancro, che è stata utilizzata per convincere le persone che soffrono di semplici bruciori di stomaco, che potrebbero avere qualcosa di molto, molto più grave, e curarsi con il Nexium. L'azienda che produce il Nexium è riuscita nella pubblicità a far passare il messaggio che se la si lascia andare, questa malattia che poi sarebbe il reflusso, può con il tempo diventare cancro dell'esofago, una cosa seria. Quindi è meglio che prendi il Nexium. Nexium. Gli articoli sui giornali e la successiva campagna di comunicazione hanno lanciato il brand. La nuova malattia esiste. Ora è il momento di lavorare sul fulcro del sistema, l'elemento più delicato e determinante, il crocevia del sistema di marketing delle nuove malattie, il medico. Il dottore! Come avete fatto a vivere fino adesso, se nessuno qui chiama il medico? Coloro che acquistano farmaci sono nelle mani dei medici. Il mercato più importante per le aziende non è tanto quello dei pazienti, quanto quello dei medici. Con il libro uscito nel 2008, La pillola da 800 milioni di dollari, Meryl Guzner ha messo in luce i tantissimi conflitti di interesse e forme di corruzione che affliggono il mondo della salute. L'azione di marketing diretta ai medici è immensa. Si tratta ogni anno di oltre 50 miliardi di dollari che vengono investiti per convincere i medici, qualcosa come il 20% del fatturato farmaceutico. È una cifra enorme, se ci pensate. La EMC, che sta a dire il corso di educazione continua di medicina, è il corso di aggiornamento che i medici negli Stati Uniti devono seguire ogni anno per mantenere la propria licenza. Bene, il 50% dei soldi investiti dalla EMC provengono dall'industria farmaceutica. Questo avviene perché spesso questi corsi di aggiornamento sono tenuti da professori universitari che hanno un secondo lavoro nelle aziende farmaceutiche. Sono consulenti, conferenzieri, pagati appositamente dalle aziende. Sono i cosiddetti leader del settore medico che stilano le linee guida della pratica medica, che svolgono i programmi di educazione continua in medicina, che pubblicano le recensioni nelle riviste mediche e poi ammettono: sì, sono consulente della Pfizer o della Glaxo o di qualsiasi altra azienda farmaceutica che produce il farmaco per la malattia della quale sto parlando. Alison Bass, a seguito di alcune informazioni ricevute da fonti attendibili, poi comprovate dalla magistratura, ha portato alla luce il caso di un noto primario, Martin Keller. Il mio libro spiega dettagliatamente come Martin Keller, il capo di psichiatria alla Brown University, riceveva personalmente centinaia di migliaia di dollari dalle stesse aziende farmaceutiche che producevano i farmaci che lui stava studiando e di cui parlava nelle riviste mediche. Keller non ha reso noto questo conflitto di interessi né alla sua università né alla NIH, National Institute of Health, che finanziava la sua ricerca sulla depressione. Questo è un problema molto diffuso in tutto il mondo. Ci sono tanti medici che ricevono un mucchio di soldi dalle aziende farmaceutiche e che non rendono pubblico il loro conflitto di interessi. Se le case farmaceutiche attraverso gli opinion leader, i convegni e la formazione fanno sui medici una pressione dall'alto, c'è un esercito composto da migliaia di professionisti di bella presenza che invece opera un grosso lavoro dal basso. Sono i rappresentanti farmaceutici, con le loro armi seduttive, adulazione, amicizia, premi, regali e tanti campioni gratuiti. Questa è la storia di Michael Dani, che a 21 anni viene assunto dalla Pfizer come informatore farmaceutico. Io non sapevo niente dell'industria farmaceutica. Ho fatto il colloquio e sono rimasto sedotto. Soldi, macchina, prestigio. Avrei potuto usare il mio background scientifico e avrei dovuto parlare con i medici. Non dovevo vendere, ero un consulente. Il rapporto con il medico per Oldani era tutto. Lo doveva sedurre, incalzare, stargli simpatico. Il farmaco non era al centro delle loro chiacchierate, anzi, meno se ne parlava e meglio era. Se un medico fa amicizia con un informatore, il medico, anche inconsapevolmente, comincia a prescrivere quel farmaco. Zoloft, Paxil e altri farmaci possono essere tutti uguali, ma il medico dice:
Il rappresentante del Prozac non mi viene mai a trovare, ma il tizio dello Zoloft è simpatico e quindi io prescrivo quel farmaco. Io ero diventato l'uomo dello Zoloft. Un farmaco normalmente viene approvato per curare un certo disturbo, ma la casa farmaceutica spesso cerca di promuoverlo anche per disturbi per cui quel farmaco non è approvato. Questo fenomeno è il cosiddetto uso off-label di un farmaco, cioè fuori approvazione. E questa è una pratica illegale. Negli anni 90 non si parlava di queste cose. Se un farmaco non era approvato, era tecnicamente illegale. Agli informatori farmaceutici fu dato il compito di allargare il mercato e promuovere i farmaci anche per altri utilizzi non approvati. Per esempio, lo Zoloft è legalmente approvato per la depressione, ma noi dovevamo convincere i medici a utilizzarlo per altri usi che vanno oltre la depressione. Quindi lo abbiamo promosso per i disturbi da panico e per un nuovo disturbo, il disturbo disforico premestruale, e questo prima che ci fossero le indicazioni per questi disturbi. La nostra strategia era furba. Facevamo una grande quantità di mailing di informazioni cliniche ai medici presenti sul territorio e mandavamo un articolo scientifico una volta a settimana, per 6 mesi, a una ventina di medici dicendo che lo Zoloft curava anche il panico, anche se non era vero, perché questa indicazione per la cura del panico non era affatto stata approvata. Comunque sia, la Pfizer raggiunse il suo obiettivo. Pochi mesi dopo, lo Zoloft era pronto per curare una nuova malattia chiamata disturbo disforico premestruale. Ma un giorno Michael Dani, attratto da studi sull'antropologia, ha improvvisamente visto la sua vita sotto un altro aspetto e ha deciso di opporsi a quel sistema che per anni aveva applicato al mondo della salute. Ci fu una riunione diaria nella quale io ho denunciato queste pratiche illegali e alla fine della riunione sono andato da un avvocato per formalizzare la mia denuncia. Quando si vedono queste situazioni in TV ti sembrano molto avvincenti, ma quando capitano a te è tutta un'altra cosa. È molto più difficile. Ti mettono paura. Io per di più all'epoca non avevo le risorse finanziarie per andare avanti con una causa così impegnativa e alla fine ho rinunciato alla causa. 7 mesi dopo me ne sono andato. Da allora, in qualità di medico antropologo, mi occupo di trasparenza nel campo medico. Un'altra area nella quale l'industria farmaceutica, a mio parere, è molto abile nell'influenzare la gente è quella dei trial clinici, ovvero i test che vengono effettuati sui farmaci prima di commercializzarli. La gente pensa, i test clinici sono la scienza, devono essere veri, e invece non è sempre così. Anzi, il modo più importante per influenzare la gente è proprio quello dei test clinici. È semplice. Può capitare che alcune case farmaceutiche non effettuino quei test che ritengono metteranno in cattiva luce il farmaco. Infatti a un'azienda farmaceutica non conviene fare un test a meno che non ritenga che metta in buona luce il farmaco. Quindi verificano tutti i parametri, scelgono con quale farmaco confrontarsi, il dosaggio, magari il farmaco concorrente ha un dosaggio troppo basso, eccetera. Quindi in molti casi finisce per essere un incontro truccato, un inganno. E quelle poche volte che i test non danno risultati favorevoli all'azienda, questa farà di tutto per manipolare i dati, per modificare le cose. Qui essere ossessivi, perdere le staffe. Credo che questi siano sintomi che ciascuno di noi ha provato almeno una volta nella vita. Che la sindrome bipolare sia diventata una malattia largamente diffusa grazie alle grandi campagne di comunicazione ci può a questo punto sembrare quasi normale. Ma ciò che ha trasformato questo disturbo in un mostro farmacologico aberrante è stata la sua applicazione ai bambini. All'età di 3 o 4 anni è impossibile stabilire se un bambino è semplicemente difficile o se ha un disturbo bipolare e deve essere curato con i farmaci. E poi è incredibile perché non sappiamo quali siano gli effetti collaterali a lungo termine per quasi tutti i farmaci recentemente approvati. Questo annuncio voleva dire ai bambini che quando si sentono arrabbiati e agitati è solo un effetto della sindrome bipolare. Devono ascoltare il medico e prendere le medicine. E c'è un orso, anzi un orsacchiotto di peluche, che gli dice di prendere le medicine tutti i giorni. È un libro per bambini di 11 anni. Dice al bambino che se si sente agitato, molto arrabbiato o non riesce a controllarsi, non è normale, ma ha una malattia. C'è qualcosa che non va
e l'unico modo per controllarsi è prendere le medicine. Secondo me mina la capacità del bambino di evolversi come persona, di moderare le sensazioni di perdita di controllo. Vera Sharab, con la sua associazione Alliance for Human Research Protection, si è occupata di molti casi drammatici e ha cercato di renderli noti al pubblico per cercare di evitare che si ripetessero. C'è il caso eclatante di una bambina, Rebecca Riley, alla quale all'età di 18 mesi è stato diagnosticato il disturbo bipolare. Si tratta di una condizione rara anche negli adulti. Lo psichiatra prescrisse a questa bambina un cocktail di farmaci, una cosa che non ha alcuna giustificazione scientifica. È altamente pericoloso ed è una pratica diffusa fra gli psichiatri americani. Le fu dato un antipsicotico, il Seroquel, un farmaco antiepilettico e anche tutta una serie di altri farmaci. E all'età di 4 anni la bambina è morta per una reazione tossica ai farmaci. Secondo non ben precisati studi, il 10% della popolazione americana soffrirebbe di una grave malattia, la sindrome delle gambe irrequiete. La sindrome delle gambe senza riposo? Chi ne aveva mai sentito parlare? Chiunque può agitarsi di tanto in tanto. E ci sono persone che sono più agitate di altre. Può essere timidezza o qualsiasi altra cosa. Ma non è una patologia. Invece i farmaci che vengono prescritti, quelli sì, che provocano la malattia. Dal 2003, quando il Rekip, prodotto dalla GlaxoSmithKline, è stato approvato dall'FDA per curare la sindrome delle gambe senza riposo, sono stati investiti centinaia di milioni di dollari in campagne pubblicitarie ai consumatori e in campagne informative, per convincere il pubblico americano che questa sindrome riguarda il 10% della popolazione, che è una sindrome molto grave e che occorre prendere questi farmaci per tutta la vita se si vuole stare bene. E molte persone ci hanno creduto. Questo annuncio mostra due cose che ti fanno pensare che le gambe senza riposo siano qualcosa di veramente grave. E la completa trasformazione di questa donna ti fa capire che Rekip, il farmaco pubblicizzato, aiuta davvero tutte le persone. Negli studi che hanno messo a confronto il Rekip con un placebo, è risultato che 6 persone su 10 ritenute affette dalla sindrome sono migliorate con il placebo e 7 su 10 sono migliorate con il Rekip. Il fatto che 12 settimane dopo 6 persone su 10 siano migliorate con una pillola di zucchero solleva la questione se questa sia una malattia che va curata con i farmaci. Invece questo annuncio ti induce a credere che puoi stare meglio solo se prendi il Rekip. Se guardiamo ai soli Stati Uniti, lo scenario che si presenta oggi è questo. 45 milioni di americani soffrono di vescica iperattiva, 17 milioni sono affetti da shopping compulsivo, 35 milioni soffrono della sindrome delle gambe irrequiete, 8 milioni di adulti soffre da poco di disturbo da deficit attentivo e iperattività, mentre 20 milioni di bambini già ne soffriva da anni. Il disturbo d'ansia sociale colpisce 30 milioni di americani e la lotta per debellare il colesterolo sta cercando di salvarne almeno 40 milioni. Metà ottobre 30, fine ottobre 90, fine novembre 128, fine dicembre non è completato il riepilogo ma supereremo le 150. Oggi il dottor Nock, o meglio la sua stirpe, è a capo di un business che nei 5 continenti fattura più di 500 miliardi di dollari l'anno. Se dovesse parlare ai suoi pazienti, sparsi ormai per tutto il mondo, potrebbe dire più o meno così. Certo, i farmaci prescritti sono cari, ma questo dimostra quanto sia alto il loro valore. Inoltre le spese che sosteniamo per la ricerca e lo sviluppo sono enormi e in qualche modo bisogna pur coprirle. Noi siamo delle società che producono per voi un flusso costante di medicine innovative che vi allungano la vita, vi rendono più felici e vi fanno stare bene. Voi siete i beneficiari di questa continua conquista del libero mercato. Siate dunque riconoscenti, smettetela di lamentarvi e pagate. A chi tocca ora?
Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove. I bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia. Oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po' perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Quando il malessere è informe, è l'arte che gli dà un senso. Avremmo voluto in questo periodo che l'arte avesse difeso quel poco di umanità avanzata al capitalismo, a questa globalizzazione che ci sta divorando. E invece nulla. Da vita spericolata, dalla pelle al cuore, da signori imbellettati che qualcuno più non sopporta, si è passati a un silenzio spaventoso che ha trasformato molti miti rendendoli umani, persone spaventate come tutte le vittime di questa propaganda spaventosa. Che hanno capito cos'è l'amore, è tutto un fumetto di strane parole che io non ho letto. Voglio tornare a fare. Ma oggi, amici radioascoltatori, abbiamo un uomo che questo sistema lo sta denunciando. E come dicono i nostri radioascoltatori, come dite voi, amici, un uomo da Radio Gamma 5. È un piacere per me presentarvelo, lo conoscete già, lui è venuto spessissimo qui, anche in radio, agli eventi. È un piacere presentarlo a voi, presentarlo qui ai Fiumi di Jane su Radio Gamma 5, Povia, ma ve lo presento con una canzone che potrebbe essere benissimo la nostra colonna sonora, quella che ci ha dato la forza e che ce ne dà tantissima per restare qui in radio e venire nonostante il periodo, e soprattutto essere la voce del cambiamento, essere la speranza per chi a questo cambiamento non ci crede più. Ascoltiamo la colonna sonora di tutti noi, integri, che vogliamo un mondo migliore, ma soprattutto che vogliamo che i nostri figli, chi verrà dopo di noi, goda di quello che noi abbiamo vissuto. Mica come oggi, che passano le leggi contro la ragione, contro la mente, contro la gente. Mica come oggi, e questa dea Unione Europea che
che ci vincola, poi si divincola, e ai politici li svincola, e a noi ci pungola, ma se arriverà che prima o poi ogni razza si incazza e diventeremo noi la vera reazione avversa. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi. Mica come oggi, che passano i trattati, dai governi tecnici al pareggio di bilancio, come una casa aperta a tutti senza regole, e questa dea, Unione Europea, che ci vincola, poi si divincola, e ai politici li svincola, e a noi ci pungola, ma se arriverà che prima o poi ogni razza si incazza e diventeremo noi, noi la vera reazione avversa. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, libertà. Libertà. Liberi di scegliere, liberi, libertà. Liberi di scegliere, libertà. Liberi di scegliere, libertà. Liberi di scegliere, libertà. Liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi. Eccoci di nuovo in onda, amici radioascoltatori, oggi 26 agosto 2021. Povia, ci senti? Ti sento, grazie del sostegno, saluto tutti voi di Radio Gamma 5. Grazie a te veramente per essere intervenuto, per partecipare oggi. Regoliamo un attimo l'audio, tu ci senti bene? Aspetta un attimo perché abbiamo una... ritorno qui in studio... Ecco, infatti, è caduta la linea. Allora, riproviamo un attimino a ricontattare. Soli non si può, senza qualcuno, nessuno può diventare un uomo. Per una bambola, un robot, bot, bot, magari litigano un po'. Ma col ditino, ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove. I bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno. Adesso ci senti, Giuseppe? Sì, sì. Niente, cade la linea continuamente. Non hanno peli né sulla pancia, né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, hanno tanti segreti, come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange, i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, scemo vedi però. Pronto adesso? Sì, sì, io vi sento sempre. Eccoci, adesso ci siamo, perfetto. Speriamo che non cada ancora la linea. Tu ci senti bene? Sì, sì, benissimo. Perfetto. Benissimo. Allora, Giuseppe, grazie per aver accettato l'invito. Tu conosci questa realtà. Io sono davvero contento di averti qui in onda, perché davvero ho come...
ho detto nell'incipit, tutti i nostri miti, tutte le colonne sonore delle generazioni si sono appiattite. Noi sappiamo che ogni stagione della società, della vita, della politica ha la musica, no? Quella musica che dava forza, dava grinta per reagire, dava come dire, quel supporto a chi non ce la faceva. Adesso si sono tutti appiattiti, tutti vaccinati, tutti spaventati, questi grandi artisti. Non a caso ne ho citato uno, come dire, a caso, che era quello che ci aveva abituato anche alla disobbedienza, alla vita spericolata, che non ce la faceva più e che voleva stare spento, eccetera eccetera. È stato il primo a definire, diciamo, chi non si vaccina una sorta di pazzo, di folle. Dove hai trovato questa grinta per sostenere questa battaglia e per dare forza a chi ti ascolta, Povia? Beh, innanzitutto gli artisti in generale, quando fanno le loro canzoni, cominciano la loro carriera dicendo delle cose, cantando delle cose, sostenendo quelle stesse cose, poi magari col passare degli anni possono anche cambiare idea, decidere di mettersi in un circuito piuttosto che in un altro circuito, e poi anche le opinioni personali possono essere del tutto rispettabili, chi dice vaccinati, chi dice non vaccinati, e chi dice appunto che chi non si fa una cosa, come in questo caso appunto questo vaccino, non capisce niente, e dall'altra parte c'è quello che non se lo fa che dice la stessa cosa. Quindi diciamo che al di là delle opinioni personali c'è pochissimo di scientifico e tantissimo di burocratico e di politico come scelte in questo caso, in questo momento soprattutto, in una grandissima Babilonia, in una grandissima confusione dove la gente a un certo punto ha paura, la paura genera diffidenza e la diffidenza genera scontro. Il problema, credo, soprattutto nei personaggi pubblici e negli artisti, non dovrebbe essere quello di mettere tutti contro tutti, cioè oggi la guerra è vaccinati contro non vaccinati, tra qualche mese sarà seconde dosi contro terze dosi, non ne usciamo più perché alla fine questa è una guerra inutile, una battaglia inutile, ed è sempre il segreto del potere che deve mettere tutti contro tutti. Io sono sempre stato coerente nelle canzoni, tanto la libertà, che è quella libertà che non deve essere messa in un recinto. Non sono discriminatorio perché io cerco di essere inclusivo nei confronti di tutti, perché ci sono tante persone che hanno fatto delle scelte perché sono stati costretti per motivi lavorativi, perché magari il popolo, non essendo unito, non ha diciamo neanche un punto di partenza per combattere, per andare contro un sistema. Però devo dire che appunto gli artisti, quando si espongono, non dovrebbero denigrare gli altri. Assolutamente, assolutamente. Ma la cosa che colpisce è anche il fatto che sostanzialmente l'arte, no? E anche l'artista dovrebbe essere un pochettino un termometro della società, no? E quindi ci sono comunque tante persone. Si capisce che la politica non le rappresenta, perché la politica ovviamente rappresenta altri interessi ulteriori rispetto a quelli della società. Questo l'abbiamo imparato negli ultimi 20 anni. Però l'artista come fa a non sentire questo popolo che comunque sostanzialmente sta soffrendo, sta subendo una sorta di coercizione a questa volontà, diciamo, che chissà da dove viene. E questa è la cosa che veramente sconvolge. Noi, e io personalmente, per trovare un artista che sostanzialmente potesse rappresentare questo periodo storico, ho fatto una fatica enorme. Forse l'unica canzone che un pochettino, voglio dire, ricalcava la forza che ci mettiamo noi tutti per difendere la questione libertà, l'ho trovata in un Renato Zero, ma in un pezzo del 2018. Dico, fortunatamente poi ho trovato Povia, questa canzone straordinaria, e ho detto, caspita, sì, è coerente e tutto, però davvero sta rappresentando molti di noi. Tu come te la spieghi questa cosa, che i tuoi colleghi sostanzialmente si sono un pochettino, diciamo, messi da parte? Oppure c'è qualcuno, non so, tra quelli rap, per esempio, senza fare nomi, che addirittura ha fatto una campagna quasi di sinistra, investito dalla sinistra per rappresentare i vaccini e per difendere la questione? Vabbè, la sinistra di oggi non può più essere la sinistra di 10 anni fa, e non poteva essere la sinistra degli anni 50 e 60, che ha lottato veramente soprattutto per i diritti delle persone, e non può essere la sinistra dei padri costituenti, che in prevalenza hanno scritto la Costituzione appunto su modello antifascista. Quindi dire sinistra oggi, detto tra me e te, è un po' una barzelletta. Poi ci sono gli artisti che hanno paura di non lavorare, che si sono fatti una grande oasi, si sono fatti un grande paradiso, quindi è giusto che
sostengano questa linea di governo e di sistema, anche perché sennò poi dopo non vengono invitati e fa gola andare in televisione. Lo vediamo anche in alcuni virologi, penso a Bassetti. Bassetti è diventato una star, nel senso che sta lì dentro in televisione, lui stesso ammette che gli piace stare lì e quindi si sente un artista. Io so cosa vuol dire sentirsi artista, però a un certo punto bisogna capire la differenza tra il prezzo e il valore. Il prezzo vale quanto lo paghi, ti fanno l'offerta, dici delle cose, mantieni una linea, vieni pagato per quello e vendi anche i tuoi dischi nel caso appunto di un musicista. Il valore non ha prezzo e in questo caso io scelgo, non rinuncio, scelgo di andare avanti per la mia strada. Tra l'altro non mi devo inventare nulla, perché Liberi di Scegliere dice una frase importantissima: l'Italia è una casa aperta a tutti senza regole. Aperta a tutti va bene, perché è bello in generale il concetto di essere accoglienti, anche se poi anche qui si apre un mondo, però senza regole no, senza regole significa caos, Babilonia, confusione, tutti contro tutti, e questa è una cosa che ha messo sulle palle, soprattutto perché sono padre di due bambine, quindi per loro vedo un futuro sempre più incerto. E allora, Giuseppe, sentiamo questa tua rivisitazione di Bella Ciao in chiave moderna e in chiave assolutamente attualissima, e poi ritorniamo in onda. Io intanto dico ai radioascoltatori che se vogliono possono già telefonare, prego, interventi brevissimi, in modo che do la possibilità di interagire, di interloquire con Povia un po' a tutti. Il numero è lo 049 700 838, e per gli sms 334 7102 672. Sentiamoci Italia Ciao di Povia. Questa mattina mi sono svegliato, Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, 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 l'americano ti ha liberato e ha cacciato l'invasor. Passano gli anni e poi decenni, Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, 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 si parla ancora di quel ventennio e non ti accorgi del blackout. E non lo vedi che l'invasore è ancora qui, ancora qui, ancora qui, 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 è un nuovo Hitler, giacca e cravatta che ti bacchetta da Bruxelles. È sostenuto da ogni governo che dice che non c'è più guerra da 70 anni, però c'è sempre povertà. Chiudono aziende, ci sono suicidi. Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, ciao, ciao. Disoccupati, sottopagati, costretti a dire sempre sì. Crollano i ponti e anche le strade. Ciao Italia, ciao Italia, ciao, ciao, ciao. E quei paesi terremotati sono sempre lì che aspettano. La sanità, l'infrastruttura. Italia, ciao Italia, ciao Italia, ciao, ciao, ciao. Non si può fare, non si può dire, perché l'Europa dice nein. E si ha paura e non si investe nel made in. Conto. Oh Italia ciao, Italia ciao, Italia ciao, 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 che quel regime che tanto odi non è finito, è ancora qua. È nelle banche, è nelle tasse, nelle riforme, nei vincoli e bla bla bla. E piano piano, 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 con il sorriso, riso, riso, ti toglierà la libertà. Tornati in onda, c'è subito una telefonata per te, Povia, pronto? Pronto? Sì, Povia ti ascolta. Pronto? Niente. Non si sente. Proviamo a chiedere al nostro radioascoltatore di richiamare. Tu, Giuseppe, ci ascolti? Sì. C'è stato un radioascoltatore che ha provato a chiamare, però è caduta la linea anche con lui. Forse qualche problema oggi in regia. Vediamo, chiediamo al radioascoltatore di richiamare
sempre allo 049 700 838. Intanto tanti sms stanno arrivando per te. Grande Pavia, e come te tanti altri che non sono legati al guinzaglio, ma purtroppo c'è cascata anche mia moglie, che ha già prenotato il siero sperimentale. Sembra sia stata stregata e abbia subito il lavaggio del cervello, e se provo a farle cambiare idea minaccia minaccia di chiamare l'avvocato. Quindi insomma, questa è un pochettino la società, purtroppo in effetti è massiva diciamo la campagna di informazione rispetto a quello che è questo vaccino, che poi vaccino non è. Tu che ne pensi, Giuseppe? Ma io penso che questa cosa della campagna che stanno facendo, giusto o sbagliata che sia, spacca in due le famiglie. E quando anche io a casa mia, cioè, mi riconosco molto bene nell'SMS che è arrivato, ma sicuramente ne arriveranno altri su questa linea. Comunque credo che sia più o meno la storia di tante persone, anche mia moglie vaccinata, le mie bimbe di 17-14 anni, quella piccola vuole fare delle cose al chiuso, degli sport al chiuso, quindi vuole farselo perché sennò in casa si annoia, la 17enne vuole andare appunto a fare un viaggio. Cosa fai? Sai, tu puoi cercare appunto, finché sono minorenni, di frenare questa cosa, di rimandarla, ma poi alla fine spacca in due le famiglie. Ecco che certo, quando il potere comandato da multinazionali, corporation, quindi non dalla scienza, come un giorno tantissimi anni fa il grande Sabin riuscì a scoprire questo vaccino per la polio e decise di regalare, di fare questo regalo all'umanità, ai bambini, non lo brevettò, rilasciò questa dichiarazione riportata tra l'altro dal Corriere della Sera quasi come a far propaganda di Stato, no? Come dire, ma sì, Sabin regalò questa cosa, questo vaccino ai bambini, non fece il brevetto, certo, ma si è fatto un autogol il Corriere della Sera, perché invece questo altro che sta arrivando adesso, che è arrivato, che è il T4, no? Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson, questi quattro vaccini, in realtà sono tutti in mano a multinazionali. E allora nella canzone Italia Ciao è tutto cammina insieme, quando lo Stato cede quella famosa cosa che sta sulle palle a tutti, che si chiama sovranità, la cede a persone esterne fuori, allora diventa anche lì un caos burocratico e finanziario. Pertanto lo Stato deve attenersi a regolamenti che vengono scritti dall'industria, non dalla scienza. E quando appunto molti medici che hanno perplessità dicono, ma guarda che tutte queste regole, tutte queste cose che scrivono nei bugiardini, tutte queste garanzie le dà l'industria e non troppo la scienza, significa che in quel momento lì o si genera diffidenza perché ti fai delle domande, oppure vai a litigare con tutte le altre persone. Ma ripeto, io faccio concerti per tutti, per vaccinati e non vaccinati, non faccio discriminazioni. Il problema è che la gente dovrebbe riuscire a capire che non è una guerra tra io me lo faccio e io non me lo faccio, il problema è l'informazione, punto. Certo, ma ritornando a te, Giuseppe, a te artista, a te uomo, tu nelle tue canzoni ovviamente utilizzi, hai uno stile, come dicevo al telefono prima di andare in diretta, che è davvero molto molto dolce, no? Dove sostanzialmente come dire, si parla anche del sentire, no? Del sentire bambino, che anche tu stesso sei una persona che interpreta i testi quasi con una spontaneità incredibile, il cosiddetto bambino libero, no? Sento, vedo che tu sostanzialmente nei tuoi testi difendi un pochettino queste persone, diciamo, le persone più fragili, in questo caso i bambini, ma i bambini potrebbero essere la metafora, diciamo, dei poveri, degli svantaggiati, eccetera, eccetera. Tu come ti senti con quest'ultimo disco che hai fatto? Chi ti senti di rappresentare? Allora, questo disco si chiama Imperfetto perché l'ho registrato in cantina durante il primo lockdown, perché avevo due possibilità: o fai un disco e cerchi di tirarti su, oppure ti deprimi. Io mi stavo deprimendo, in realtà non stiamo passando, credo tutti, un periodo molto florido a livello mentale, a livello psicologico, quindi certo, diciamo che la depressione, io c'ho la depressione alta, me la sono andato proprio a misurare in farmacia invece della pressione. Però questo disco che nasce in cantina e si chiama Imperfetto per ovvi motivi, tratta dei temi importanti che, come hai detto tu all'inizio, ricalcando appunto le tue frasi, questi artisti di oggi non si espongono, non trattano questi temi perché prima di tutto sono divisivi e poi non ti fanno lavorare, perché comunque vai contro una narrazione mass mediatica e politica che invece va da tutta l'altra parte.
però sai, parli del MES, parli dei trattati, parli dei soldi che comunque si creano dal nulla, non nascono sugli alberi, quindi la decisione di non creare soldi per ricostruire un ospedale o per ricostruire il ponte di Genova o per dare delle case ai terremotati del 2016 che sono ancora lì che li aspettano, se non anche all'Aquila dal 2009, i soldi sono una scelta politica, non è che mancano, non è che non ci sono, e quando la scelta politica arriva da poteri esterni, io da cantautore, da cittadino che osserva queste cose, perché sono prima di tutto un cittadino, visto che il mio mezzo migliore è la musica, cerco di denunciarle, cerco di scriverle, cerco di raccontarle attraverso le canzoni. Questo disco però contiene anche brani d'amore, contiene certo. anche brani che parlano di divisioni, diciamo, ideologiche, di divisioni religiose. È un disco importante e profondo, quindi lo capisco che non è per tutti, ma è sempre comunque di interesse pubblico, quindi se uno alla radio avesse piacere di averlo, può contattarmi direttamente sui social, io glielo spedisco tra l'altro in altissima qualità, 24 bit, il CD è 16, io gli mando proprio i file direttamente dal banco dello studio. È una cosa che mi aiuta sicuramente a vivere, tanto dico sempre che non si arricchisce, non si impoverisce nessuno. Però tu mi stai facendo sentire una star, perché alla fine mi stai facendo sentire l'unico che tratta dei temi, ma secondo me non è un vanto. Non è un vanto, ovviamente noi che non ci vacciniamo siamo gli sfigati in questo contesto storico, no? Però sostanzialmente abbiamo bisogno comunque anche di artisti che rappresentano un po' questa visione, perché siamo consapevoli della nostra scelta, no? Non so se sei d'accordo. Sì, io all'inizio sono stato il primo a dire dai che ne usciamo, dai che ce lo facciamo e ne usciamo, perché sai, sta roba è arrivata nuova, io mi ricordo forse mio nonno che mi raccontava del 1976, della pandemia, insomma lo sentivi raccontato ma non ci facevi caso, andavi fuori, andavi nei locali, andavi allo stadio, facevi baldoria nelle feste, in discoteca, mica ci pensavi, quindi sono stato uno dei primi a dire dai ne usciamo, anche io me lo vorrei fare. Poi, malori improvvisi, reazioni sospette, ce n'è una ogni giorno, cioè adesso ne leggevo una di due giorni fa, adesso non ce l'ho qui sotto mano, comunque basta fare un Google. Comunque la scienza, i medici non ti danno delle risposte certe, devi firmare il famoso consenso che non è poi così tanto informato, e mi sono preso paura, e la paura genera diffidenza, quindi io vorrei che mi convincessero, veramente, io non sono un assolutista, ma non mi convincono e quindi cerco di dire tutte le cose che sento. E rimani libero e questo ti fa onore, perché poi dopo ovviamente la tua canzone, Liberi di Scegliere, è davvero un inno forse alla dignità umana, no? Quella che ci permette di scegliere, di dire possiamo fare le cose perché le sentiamo. Giuseppe, c'è un'altra telefonata per te, speriamo che adesso la linea vada, pronto? Buonasera. Sì, salve. Buonasera. Sì. Scusi, chi? Mario Capellotto. Sì, Mario, un attimo, adesso prima di lasciarti così fare il tuo intervento, volevo un attimino rispondere ad Harry, che ci scrive qui un SMS chiedendo il link, l'audio della prima parte della trasmissione. Allora, Harry, la puoi trovare su Telegram, se ce l'hai, alla pagina della trasmissione, che è I fiumi di Jane di Paolo Russo. Lì trovi proprio tutta, sia questa trasmissione, poi anche con Povia dopo, quindi il podcast, sia il pezzo, proprio quel pezzo lì che abbiamo trasmesso, che ricordiamolo, era un pezzo di archivio interessantissimo di Rai 3. Va bene, scusami se ti ho interrotto, ti lascio a Povia. No, per favore, così anche mi informo io. Okay. Siamo tutti una grande famiglia, fortunatamente, nella radio. E intanto complimenti a te per il programma e complimenti ti do del tu a sì, te, sì, Povia, certo. perché da quella prima canzone che era Celestiale, quella là per la quale tutti ti abbiamo conosciuto, hai fatto un'evoluzione impressionante. Complimenti. Perché io ogni tanto vado a sentire qualche canzone tua e sono tutte per svegliare le persone. E questo è solo dirti bravo. e ho preso spunto per chiamare, perché non volevo chiamare. Perché? Si mi sente? Sì? Sì, sì, un attimo, perché dico una cosa a Giuseppe Povia. Povia, dovete parlare una alla volta, perché purtroppo c'è questo problema in regia. Per cui dico al radioascoltatore che Giuseppe ti ascolta, Povia ti ascolta, però ti può rispondere solo quando hai concluso l'intervento, d'accordo?
Sì, è solamente 20 secondi. Sì. Allora, ho chiamato proprio perché a te, Povia, in famiglia hai proprio uno contro gli altri. E tua moglie si è vaccinata. E uno non capisce la ragione. Però, qui nella nostra radio, il venerdì sera, dalle 8 alle 10, abbiamo Alessandro Sieni, che sa tutto su HARP e fie chimiche. Mai come negli ultimi, l'ultimo anno, usano il sistema HARP le 24 ore e lo vediamo sulle nuvole, non sempre ma quasi sempre si può vedere, che sembrano rastrellate. Col sistema HARP io mando una parola e colpisco quell'area, o mando una frase di due o tre parole o quattro parole e colpisco quell'area. E chi dubita, chi non è convinto, chi si casca come nel telo di un ragno. Alessandro Sieni, Russo, devi parlare con Alessandro Sieni, perché è una roba micidiale. Sono state cambiate elezioni in Italia grazie alle fie chimiche che permettono una bella copertura del sistema ARP. Perfetto. Sì, grazie per l'intervento, così lasciamo anche spazio agli altri ascoltatori. Grazie tantissimo e rimani in ascolto. Grazie, saluti. Allora, Povi, adesso puoi rispondere perché ho... Sì. No, va bene. Niente, abbiamo perso la linea, purtroppo abbiamo questo problema oggi. Vediamo un attimo di ripartire con un brano e richiamare Povia. Mi fanno, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Dammi la... Eccomi qua. Eccoci di nuovo in onda, ci senti? Sai che da soli sì, non so. Eccoci, purtroppo abbiamo questo problema oggi, non so come mai, non mi è mai successo. Ecco. Pronto? Sì, ci sono, No, c'è un'altra chiamata per te, ma è caduta la linea. Sì, allora volevi rispondere alla discussione, volevi dire qualcosa? Poi, ma brevemente, molti no, ti seguono brevemente anche fuori dalla musica, perché so che tu fai anche, hai un blog, fai delle dirette, no? Sì, sì, brevemente, ringrazio l'ascoltatore che ha chiamato, che di solito, sai, quando parli di questi argomenti, soprattutto su internet, ti arrivano un sacco di critiche, un sacco di elogi, ma anche tantissime critiche, quindi oggi ringrazio. Poi io alle scie chimiche me la sono studiata 4 anni, non ci credo, ma certo, sono opinioni appunto diverse, differenti, uno non può credere sempre a tutto, però rispetto ovviamente le opinioni degli altri. Qua. Assolutamente, ognuno ha le sue opinioni, anche perché poi dopo sostanzialmente anche l'inno alla libertà la tua, no? Io ti dico, a me la tua musica ha sempre colpito, è sempre piaciuta, mi ricordo anche quella canzone che forse ha vinto anche il Festival di Sanremo, che era Il Piccione, si vorrei avere il becco, esatto, che era stupenda, tu addirittura imitavi facevi il verso, no, di questo piccione, però era stupenda perché in quel piccione io ci vedevo proprio tantissime persone, no? Anche momenti, fasi della vita, no? E questo poeta che sei, poi tu sei anche, ti riscrivi tu i testi, sei anche un cantautore. Sì. Ah, quindi veramente incredibile pensare a come una canzone che parla di un piccione, a come una canzone che parla di bambini possa poi veramente toccare la coscienza e l'anima di tutti. Una cosa incredibile, perché è questa forse la vera forza
la vera forza dell'arte, no? Per questo dicevo, abbiamo bisogno di arte in questo momento, c'è un silenzio pazzesco, grazie davvero Povia, veramente che stai, ovviamente tu sei un artista, tu scrivi anche spontaneamente perché senti a pelle quello che succede, però abbiamo bisogno di questa energia in questo momento storico, abbiamo davvero tanto bisogno. Un altro sms, buonasera gentile conduttore, buonasera al maestro Povia, a cui chiedo cortesemente, tenendo conto della sua obiettività e del suo fascino tra il, aspettate un attimo, ecco, non è completo il messaggio, chiedo all'ascoltatore di mandare l'altra parte, poi complimenti a Povia, grandissimo, complimenti alla trasmissione. Poi un'altra domanda sul documentario, sì, lo trovate su Telegram, sul gruppo I Fiumi di Jane Paolo Russo, e poi ancora complimenti a Povia. Quindi sostanzialmente, ritornando un pochettino al discorso di prima, scusami ma oggi veramente in regia abbiamo sto problema col telefono, è una cosa nuova, particolare. Tu dicevi, questo album l'hai praticamente prodotto in cantina, in questo, durante il lockdown? Sì, durante il primo lockdown, mi sono messo in cantina, ho detto dai, se no mi deprimo. Ho cominciato a studiare il software Logic, ce ne sono tanti, poi i software più o meno sono tutti uguali, il gusto di fare musica, diciamo il gusto del suono, il gusto delle orecchie, delle frequenze, poi è quello, diciamo, che fa la differenza. E poi ho cominciato appunto a guardare anche un sacco di tutorial su internet per capire come si registrava una chitarra, perché sai, io i dischi li ho sempre fatti con altre persone che erano sicuramente più esperte di me. Io arrivavo verso la fine, dicevo sì, mi piacerebbe che questa chitarra fosse più alta, che questo pianoforte facesse un movimento diverso, vorrei mettere una controvoce, però a livello tecnico non sapevo praticamente niente, quindi ho cominciato a studiare, me lo sono fatto tutto da solo, dalla scrittura alla registrazione, al mixaggio e alla masterizzazione, e devo dire che essendo fatto in cantina suona alla grande. Poi è successo che mio paparino si è ammalato e quindi ho cominciato a scrivere una canzone che si chiama Torneremo Italia, perché lui mi parlava sempre di questa Italia, sai come fanno insomma le persone anziane che dicono ma quando c'eravamo noi che eravamo giovani non c'era la burocrazia, è vero che c'era una classe politica di cialtroni della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, di Craxi, di Andreotti, però gli italiani stavano bene, anche se rubavano lasciavano qualcosa anche al popolo, e poi ogni scusa era buona per mettere giù due borse e fare una partita di calcio ai giardini, era un'Italia che si amava senza i telefonini, senza questa psicosi di stare, schizofrenia di stare sempre sui telefonini, era un'Italia dei nonni che ci raccontavano di aver combattuto la guerra, di averci dato la libertà. Lui mi raccontava queste cose, io ho cominciato a scrivere questa canzone pensando a lui, che poi se n'è andato il 7 febbraio, e sai, la cosa più che mi dispiace di più è che non è riuscito a sentire questa canzone. E allora Povia, sentiamola subito questa canzone, perché anch'io adesso che mi hai raccontato questa storia sono veramente molto, molto curioso di sentirla. Ti ringrazio. Io mi ricordo l'Italia, da un quarto piano a Milano città. Le mie sorelle Renata, Elisabetta, Annalisa, mamma e papà. I baci sulle panchine, i paninari, metallari dark. Chiamarsi dalle cabine, fumare ascoltando i Pink Floyd dei Duran. Era l'Italia delle mille partite ai giardini, l'Italia che si amava senza telefonini, l'Italia che aveva il coraggio di dire anche no a noi figli e al mondo. Torneremo l'Italia che con la sua lira era una grande potenza europea. Torneremo l'Italia che aveva il più grande risparmio senza andare all'IKEA. Ridaremo all'Italia quello che non ha, ridaremo alla gente dignità. Torneremo Italia, Italia, ah, na, 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 na. E mi ricordo che quando cadevo capivo e mi rialzavo da me, da me, perché imparavi la vita nel mondo reale, non sul
web. E la rima con amore era valore. C'erano i battiti delle attese, scoprirsi piano e non con le foto, che l'attimo dopo passa la magia, la magia. Era l'Italia che non abbassava lo sguardo, l'Italia che non abbassava la guardia, l'Italia che aveva il coraggio di dire anche no. Sembra di stare in un reality show. Torneremo l'Italia delle lettere che mia mamma scriveva per parlare con me. Torneremo Italia, Italia. Torneremo l'Italia dei nonni e le nonne che hanno dato la vita per noi anni fa. Combattevano in guerra e intanto si amavano, intanto ci davano la libertà. Amici radioascoltatori, bellissima canzone, quindi questa è un pochettino le parole che diceva tuo padre. Sì, mi raccontava di questa Italia bellissima, sì, con tutti i grandi difetti che poteva avere una nazione qualunque, però l'Italia è sempre stata veramente il bel paese, lo chiamano così a volte anche per distrattarlo, siamo derisi dal mondo, però mio papà mi diceva in Italia c'è tanto da dare, c'è tanto da fare, era una persona positiva e gli piaceva quell'Italia, quella fotografia, mi raccontava queste cose e quando se n'è andato veramente il suo grande rammarico che non è riuscito ad ascoltare la canzone, poi io essendo credente penso che ci sia stata sicuramente l'occasione per cui l'abbia ascoltata anche dal cielo. Però vi ringrazio per questo passaggio, davvero, grazie. Grazie a te, davvero. C'è un'altra telefonata per te, Giuseppe, pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Povia Roberto. Sì, Roberto, Povia ti ascolta, sì. Sento che c'è Povia come ospite, vero? Sì, sì. Volevo dire, caro Povia, tuo papà non ti ha detto una cosa però, che l'Italia fino a fine anni Ottanta era l'assoluta protezione economica dell'intera Europa. L'Europa viveva perché era l'Italia che proteggeva il sistema economico e bancario dell'Europa stessa. Hanno fatto crollare l'Italia e di conseguenza adesso crollerà anche l'Europa. Questo è il guaio. E dobbiamo noi svegliarci, noi figli di quella generazione, la generazione dei nostri genitori, dei nostri nonni. Grazie Roberto, grazie. Tocca a noi. Poi un'altra sì. Piccola cosa veloce, vorrei avere un brevissimo parere proprio da Povia. Sì, sì. Sentendo oggi Gino De Paoli, Paolo Girotto, in Israele hanno cominciato a usare l'invermectina e hanno detto che in 4-5 giorni la gente si salva, esce dal disastro che hanno combinato con questi presunti vaccini. Quindi l'ivermectina l'abbiamo messa noi in gioco, ma in Italia è stata proibita come l'ossigenotono, il plasma e quant'altro. Caro Povia, io la vedo in questo modo, ed è evidente,
stanno distruggendo non l'Italia, il mondo. Vogliamo, secondo te, se la gente si svegliasse e ogni paese, la gente di ogni paese andasse davanti ai palazzi del proprio governo a mettere in ginocchio i, diciamo, i governanti dei vari paesi, sarebbe una pessima idea o una buona idea? Sentiamo cosa dice Povia. Grazie Roberto. Ciao cari. Ciao, grazie. Pronto? Vabbè, intanto, grazie Roberto anche per aver sottolineato il fatto che l'Italia era una grande potenza europea, ma infatti lo dico nella canzone, nel primo ritornello. Sì, in effetti ne parlano alcuni medici, che però poi alla fine sono stati un po' messi da parte, perché in Italia c'è un'informazione unica dove si esprime delle perplessità che non sono nella linea appunto della narrazione decisa dallo Stato, vengono appunto anche un po' derisi, comunque fatti passare per persone che sono Novax. Qui è praticamente ogni volta che esprime una perplessità diventi Novax. Per esempio io i vaccini li ho fatti tutti nella vita. Comunque non è soltanto l'Ivermectina dell'Israele, adesso devo anche verificare la notizia, ma sicuramente sarà vera. E poi ci sono anche le monoclonali che sono state approvate il 7 agosto. Quindi non è che ci sia soltanto, diciamo, come unica arma, come dicono tanti, questo siero, questo vaccino, insomma, chiamiamolo un po' come vogliamo. Ci sono tante altre cure che si possono fare, per esempio quelle domiciliari, dove c'è il medico che racconta che ha fatto 6, 7, 8, 9, 10 mila guarigioni. Penso, che ne so, al dottor Mariano Amici, che è un dottore di tutto rispetto. Penso per esempio al dottor De Donno. Insomma, ci sono delle altre cure, che non significa che bisogna fare la gara a chi è più bravo a curare la gente, significa cercare di mettere tante alternative per cercare di uscire da sta roba. Il problema, come appunto diceva l'ascoltatore, è che noi abbiamo regalato la nostra chiave di casa a persone che stanno fuori dall'Italia, quindi abbiamo comprato tutti questi farmaci e dobbiamo finirli, non si butta via nulla, capito? Quindi la narrazione è lì, vaccinati, vaccinati, vaccinati. Poi che ci sia una sperimentazione in atto è fuori discorso, perché è così, lo hanno detto direttamente loro. Tra l'altro la FDA, la Food and Drug Administration, non ha approvato nulla, cioè nel senso siamo sempre in via emergenziale, e quindi mi penso io da cittadino che questo siero, questo vaccino debba essere testato su tutti, quindi dai bambini agli adolescenti fino ai più adulti, ai più anziani, per avere un quadro generale, globale, e poi continuare a fare dei miglioramenti come la scienza fa, che non è che siamo qui a far complotti. È che a me sta cosa mi fa paura, ecco perché non vado nell'APA a farmi fare sto siero, sto vaccino, tutto qua. Sì, ma poi oltretutto, ovviamente, qua stiamo parlando non solo della bontà o meno del vaccino, stiamo parlando proprio di una coercizione al vaccino, no? Per cui nessuno chiede il sierologico, nessuno chiede se uno ha avuto il virus, nessuno, cioè si inietta il vaccino a tutti e poi indipendentemente da come andrà, per cui sostanzialmente sposo totalmente la tua visione, Giuseppe. Qua ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando per te, tantissimi, e qui Michele da Venezia che dice: buonasera gentile conduttore, buonasera al maestro Povia, a cui chiedo gentilmente, vista la sua obiettività e il suo coraggio ad esporsi, se ritiene peggiore questa subdola dittatura sanitaria o il tanto vituperato fascismo. Grazie e complimenti. E poi dice: aggiungo che l'unica possibilità di lor signori di arrivare all'effetto Grecia vaccinale è sperare nel professor Bassetti, che possa e questo non capisco, che possa stregar, no, questo è un tra il siero e il faceto, Michele da Venezia. Comunque il senso si è capito. E poi dopo, caro Povia, tu hai pensato mai malamente dei Novax? Questo è Stefano. E poi aspetto che tu scriva una canzone dedicata a De Donno e a tutti i medici che hanno curato invece di stare riparati al caldo del loro studio. Grazie Povia per quello che fai, grazie per la tua canzone. E poi ci useranno tutti con la polizia europea, ormai è tardi. Beh sì, cioè nel senso, vedi che poi alla fine andiamo sempre sulle grandi opinioni, le larghe opinioni. Ora per esempio leggevo un'altra che è molto brava, è stato un medico militare, ha lavorato per Medici Senza Frontiere, che è la Barbara Balanzoni, che comunque denuncia delle cose e cerca anche di dire delle altre cose sempre con linguaggio scientifico. Leggo qui per esempio coronavirus, le ultime notizie dal Giappone: 1.600.000 dosi di Moderna sono state ritirate perché contengono delle sostanze strane. È successo anche con qualche lotto di Pfizer.
Quindi cioè, nel senso, alla fine a me spaventano queste cose, siccome sono un grande ignorante, allora preferisco giocare in difesa. Poi c'è stato un ascoltatore che ti ha scritto che io ho insultato i Novak, sì. In realtà no, non ho insultato nessuno, non sono un assolutista, quindi io non è che sia contro pro. Io ti giuro, non vedevo l'ora di farmelo sto vaccino, perché vedevo i concerti che ho perso, che erano un centinaio, vedevo tutti liberi, quindi figurati se io non sono uno con le porte aperte, però abbiamo opinioni sicuramente diverse, e il, diciamo, il contrario ai vaccini in generale ha le sue ragioni e sicuramente le ha trovate anche a livello scientifico, il non contrario non ha, ha le sue ragioni, per esempio non possiamo mai fare il rapporto, la differenza, il paragone tra un farmaco come l'aspirina e un siero di nuova generazione mRNA come questi vaccini, perché l'aspirina, a parte che è testata da decenni e decenni, ha reazioni avverse, per esempio io sono allergico, ma è un farmaco che prendi anche 2-3 volte la settimana. Assolutamente. Questa roba qua è nuova, io sono spaventato, ma guarda, probabilmente sbaglio io. Sì, ma forse la cosa secondo me... Sì, scusami. No, concludo dicendo la cosa che dovrebbe essere... che dovrebbe mettere d'accordo tutti, è il fatto che comunque vogliamo tutti uscire da questa situazione. Assolutamente, assolutamente. Ma poi oltretutto, voglio dire, te come artista che sei qui oggi in radio, tu alla fine dici sì, ho paura, da qualche parte c'è un po' anche di depressione, detto prima, e forse è proprio questo il termometro della società, no? È proprio quello che forse stiamo vivendo tutti, no? E forse è nel nome della paura che alla fine tantissime persone stanno cercando in qualche modo di trovare la soluzione più vicina che viene venduta è appunto in questo momento il vaccino. Ma ritornando all'uomo e anche all'artista Povia, io voglio chiederti, tu hai detto anche adesso, io non posso fare concerti in giro, cioè perché la gente immagina che un artista serve, no? Serve sentire il pubblico che è lì, che lo guarda, che gli dà emozioni di ritorno, come una cassa di risonanza. Ma voglio dire, l'artista Povia, come racconta il mondo di adesso? Cioè, tu alla fine hai scritto delle canzoni che danno anche speranza, moltissima speranza, ma tu davvero ci credi che ne usciremo? Beh, abbiamo superato cose grosse, cioè, poi le pandemie ce ne sono state nella vita, abbiamo superato 2 guerre mondiali, abbiamo superato tante cose, quindi sicuramente da qualche parte bisognerà uscirne, e questo credo che sia l'anno decisivo, nel bene e nel male in questo anno non si potrà fare una ripetizione dell'anno precedente ancora, perché sennò diventerebbe il terzo anno, quindi credo che dalla cabina di regia debba arrivare sicuramente una o più soluzioni e debbano sicuramente prendere in considerazione soprattutto le cure domiciliari, che secondo me saranno la svolta, non perché debba essere di una parrocchia piuttosto che di un'altra. Detto questo, io ho perso tanti concerti, ma mi sono inventato questa cosa di fare concerti anche privati, dove porto io l'impianto, e ci sono delle persone che magari mettono insieme 30-40 persone, mettono insieme, che ne so, 15-20 euro a testa, io mi pago il viaggio, mi pago la benzina, mi vendo qualche disco e devo dire che ho il calendario pieno, ce l'ho pubblicato stamattina. E bello è che comunque ci sono anche persone che hanno fatto il vaccino, persone che hanno fatto la seconda dose, persone che sono contro, cioè cantare per tutti è una cosa bella. Quindi tu ti sei anche, in qualche modo hai diciamo adattato l'arte anche alle esigenze, non hai smesso di in qualche modo di cantare la tua arte. È bellissima questa iniziativa. Quindi ripetiamo un attimino per non dimenticarci i riferimenti. Tu hai detto c'è un social, cos'è, Facebook per trovarti, e Twitter e Instagram. Come si può mettere la gente in contatto con te che vuole magari acquistare il tuo disco o organizzare una serata privata con te? Ma sì, tanto la cosa è semplice, è inutile che sto ad elencare mille siti, basta andare sulla mia pagina Facebook o su Instagram, in tutti i post metto il numero di telefono e la mail. Quindi Giuseppe Povia, cercate Giuseppe Povia, lì c'è un numero di telefono per poter contattare, immagino per poter organizzare, no? Sì, tra l'altro risponde la Marzia che mi segue da 15 anni, è una ragazza molto carina, ha la voce che sorride, quindi lei poi ti aiuta, ti invoglia ancora di più a dire ma organizzala questa festa privata. Poi ne abbiamo fatta una molto carina in provincia di Bergamo, dove c'era in questo giardino, eravamo un po' di persone, c'era la piscinetta, abbiamo fatto la cena, abbiamo fatto il barbecue dopo.
se lo sapevo, cioè se l'avessi pensata prima questa cosa, l'avrei fatta da subito veramente. Caspita, e poi c'è la tua voce che è incredibile, la grinta che ci metti nei tuoi pezzi, Povia, che è veramente pazzesca, incredibile, contagiosa, no? Per cui veramente tu fai puoi fare il salto di qualità a questi eventi, e questo te lo dobbiamo riconoscere veramente, come te lo stanno riconoscendo anche tantissimi ascoltatori. Pensa questo che ti scrive: buonasera Beppe, grazie di cuore per le tue canzoni, eterne a memoria lunga, ci vuol tempo a capirle, ma prima o poi arriveranno, credimi spiritualmente. Vorrei salutarti personalmente. Il mio numero di cellulare è qui, se vuoi. Ciao Beppe, continua così, un abbraccio. Michele da Mogliano Veneto. Ovviamente Michele da Mogliano Veneto, non do il tuo numero, però tu puoi trovare, puoi metterti in contatto in qualche modo anche con Povia, che mi pare che è anche un indirizzo mail, no? Che, sì, ma io poi rispondo tranquillamente. Esatto, che si può ritrovare appunto nei social, come ci diceva lui. Ecco, poi diceva, c'è una signora che dice che hai un fascino irresistibile. Poi dice: non è una sperimentazione, occhio, la sperimentazione è stata fatta dal 2017 al 2010, dal 2007 al 2010 con i Machi. Nessuno sopravvisse a 2 anni. Questo sì, l'abbiamo detto tantissime volte qui in trasmissione. Però, amici radioascoltatori, oggi non abbiamo un tecnico, nel senso, o perlomeno un tecnico, diciamo, un artista e un poeta. Abbiamo un uomo che veramente sta cantando, sta raccontando le nostre passioni, le nostre difficoltà. È un uomo che merita davvero di essere aiutato, nel senso di essere sostenuto, perché lui si sta spendendo per vie che non sono quelle, diciamo, quelle a cui siamo abituati. Lui si sta spendendo, lui viene, continua a fare arte, per chi in qualche modo vuole sentirlo, e soprattutto è una persona che si sta scontrando con un sistema, e vi assicuro che quello che dice lui è davvero importante, perché in TV se è difficile invitare Tarro, invitare diciamo Bacco, invitare Mariano Amici e tutti i nostri ospiti, figuratevi un cantante che canta Liberi di Scegliere, e lo canta con coraggio e con forza. Io, Giuseppe, ti ringrazio tantissimo, è stato davvero un piacere sentirti, conoscerti e parlarti, e veramente ti rinnovo l'invito qui a Radio Gamma 5 nella mia trasmissione, quando ti sarà possibile. Ci vedremo sicuramente, grazie a te, grazie a tutti. Mica come oggi, e questa dea, Unione Europea, che ci vincola, poi si divincola, e ai politici li svincola, e a noi ci pungola. Ma si arriverà che prima o poi ogni razza si incazza. Amici radioascoltatori, io vi invito ad ascoltare il podcast, la pagina Facebook I Fiumi di Jane di Paolo Russo, oppure su Telegram, il canale Telegram I Fiumi di Jane Paolo Russo. Lì troverete tutto il podcast, tutte le trasmissioni, soprattutto la programmazione per le prossime puntate. Vi auguro a tutti una buona serata e vi do appuntamento tra 2 giovedì, sempre dalle 18 alle 20, qui su Radio Gamma 5. Liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, liberi di scegliere, liberi, liberi, libertà. Libertà. Liberi di scegliere, liberi. Libertà, liberi di scegliere, libertà, liberi di scegliere, libertà, liberi di scegliere, libertà, liberi, liberi, liberi di scegliere, 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 liberi, libertà. Liberi di scegliere, liberi, 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 libertà. Liberi di scegliere, libertà. Liberi di scegliere, libertà. Liberi di scegliere, liberi, liberi, libertà. Avete ascoltato I Fiumi di Jane, un programma di Paolo Russo. In diretta ogni 2 giovedì. Dalle 18 alle 20. Potete seguire la programmazione e il podcast al sito www.drpaolorusso.it, oppure registrarvi al canale Telegram.
I fiumi di Jane di Paolo Russo. Inoltre è possibile consultare la pagina Facebook I fiumi di Jane Radio Gamma 5.